Salmo 132, quello che ora noi ascolteremo. È un salmo non facile. Molti studiosi l'hanno considerato un po' come se fosse il canto della processione dell'arca nella capitale di Davide, Gerusalemme, quando egli decise di trasferire l'arca di Dio nella nuova città che egli aveva assunto come sua capitale. Si tratta certamente di un inno liturgico che suppone certamente anche un rito processionale dell'arca. Forse dopo quell'evento antico si ripeteva, si commemorava quell'evento di Davide che aveva portato l'arca nella sua nuova capitale, lo si ripeteva attraverso delle processioni. Il Salmo è in due parti e contengono due giuramenti. Nel primo giuramento è Davide che si rivolge al Signore promettendogli di costruire la casa. Il secondo giuramento è invece fatto da Dio nei confronti di Davide e gli promette: io porrò sul tuo trono uno della tua stirpe per sempre. Ricordati, Signore, di Davide, di tutte le sue prove. Quando giurò al Signore, al potente di Giacobbe fece voto: non entrerò sotto il tetto della mia casa, non mi stenderò sul mio giaciglio, non concederò sonno ai miei occhi, né riposo alle mie palpebre, finché non trovi una sede per il Signore, una dimora per il potente di Giacobbe. Ecco, abbiamo saputo che era in Efrata, l'abbiamo trovata nei campi di Iar. Entriamo nella sua dimora, prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi. Alzati, Signore, verso il luogo del tuo riposo, tu e l'arca della tua potenza, i tuoi sacerdoti si rivestano di giustizia e i tuoi fedeli cantino di gioia. Per amore di Davide, tuo servo, non respingere il volto del tuo consacrato. Il Signore ha giurato a Davide e non ritratterà la sua parola. Io porrò sul tuo trono uno della tua stirpe che da te ha origine. Se i tuoi figli custodiranno la mia alleanza e i precetti che insegnerò ad essi, anche i loro figli per sempre sederanno sul tuo trono. Il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua dimora. Questo è il luogo del mio riposo per sempre. Qui abiterò perché l'ho desiderato. Benedirò tutti i suoi raccolti, sazierò di pane i suoi poveri, rivestirò di salvezza i suoi sacerdoti, esulteranno di gioia i suoi fedeli. Là farò germogliare la potenza di Davide, preparerò una lampada per il mio consacrato. Coprirò di vergogna i suoi nemici, ma su di lui splenderà la sua corona.